Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e ben ritrovati su Imperator Rome con la nuova espansione egiziana. Cioè non è un'espansione del gioco, è un'espansione che abbiamo fatto noi territorialmente parlando. Allora, andrei a sistemare un attimo quella che è la situazione dei nostri forti. Perché ora come ora le nostre fortificazioni sono molto decentrate da quello che è il nostro nuovo confine nord. Per cui, ad esempio, qui questo forte ci serve ancora? No. Non confina più con niente, nessuno. Anche qua, scusate, sono tutti nostri forti questi. Sì, perché prima erano al confine. Allora, direi che questo di sicuro lo togliamo e ci mettiamo invece un marketplace. Dai, facciamo un training camp, dai. Un po' possiamo tenerli per evitare che sfondino il burro quando passano, però non è che ci servono tutti questi forti. Allora, questo va bene. Questo già potremmo toglierlo perché ce n'è un altro là sotto. C'è un altro training camp. Ne potremmo mettere al massimo uno qua che blocchi il passaggio. Tanto di soldi ne abbiamo tranquillamente. Questi due bloccano, ok, ci può stare. Ne mettiamo qualcuno in questa zona. Allora, qua come nemici, cioè come nuovi vicini, abbiamo, guardato, Bambice, Commagene e Cilicia Trachea. Sì. Allora, vediamo un attimo qua, per dividerla, per proteggere la situazione, metterei un forte in una zona un po' centrale, ma qua forse anche ce ne stanno due. Questa mi sembra abbastanza una zona di passaggio, quindi direi che una fortezza ci può stare. E un'altra qua, Batnai. E poi una in questa posizione. Così che siano protetti da qua. Qua siamo protetti. Cioè potrebbero giusto passare da sopra la Frigia, però comunque non avrebbero possibilità di sfondare più di tanto, perché c'è comunque il doppio blocco qua che impedisce. No, potrebbe passare da qua sotto effettivamente. Potrebbero passare da qua sotto. Per cui direi che un forte anche qua non ci sta male. Poi magari sono tanti soldi buttati che non ci serviranno mai niente, ma meglio così che non con la. Allora, un po' di attrito lì. No, non prendiamo attrito. Un po' di truppe intendevo dire là, un po' di truppe qua, in modo da gestire un po' la situazione. Allora, questo Stratos qua possiamo anche muoverlo qui. No, prende attrito qua, allora vai là. Questi sono sempre nostri, sì. Qua però tutto deserto. Per cui vabbè, li muoviamo su a Palmira e li lasciamo là sui nostri vecchi mercenari. Qua stanno rinforzando le loro truppe. I nostri amici Decapolis che sono stati tanto importanti in questa guerra. Ma allora, quindi vuol dire che io, per esempio, potrei fare ok, ma solo con la gente che ci vuole abbastanza bene. Antigonia sta morendo di fame e spostiamo della gente, allora spostiamo degli schiavi qua ad Ammata, di nuovo ad Ammata. Là, vediamo come sono messi, adesso stanno bene. Togliamone ancora un po'.
Pilai Sirrai Ansara, quella roba là insomma, di nuova armata. Vai. E 51, potremmo toglierne ancora un po'. Facciamo un altro giro, 13. 13. Beroia, Ansarta. Yammata dovrebbe essere tutti a posto, almeno 14 schiavi hanno, cioè di popolazione 45. Pff, ci può stare? Cioè tiriamo così, teniamoci così, dai. Nulla, sblocchiamo la situazione. Allora adesso dobbiamo pianificare le nostre prossime mosse. Allora, United Alexander Empire vuol dire che qua siamo tranquilli, dovremmo prendere delle province da qui sopra, da questi due stati, i nostri nuovi vicini. La Mesia Brattene, che è garantita dalla Tracia ed è eletta con Macedonia, Bitinia e Superior. Potremmo fare un threatened war, ma dubito che ci dia la città di Saradi, che è in fondo. Dovremmo prendere tutta questa zona qua. Comunque nel dubbio, un casus belli me lo farei. Qua invece sono alleati con Taulantia, che è un altro problema. E sono guaranteed by Tracia. Brutta storia, la Tracia mi rompe un po' i problemi, cioè mi rompe un po' le scatole in questo momento, La Tracia in guerra con Roma? Perché, scusatemi, Roma con chi è in guerra? Con la Tracia principalmente. Non credo però che una guerra così lontana possa impensierire così tanto la Tracia. Che comunque ha 56 corti, che non sono tantissime, ma abbiamo visto che comunque spende molto facilmente i suoi soldi. E è un major power perché ha più di 100 città. Ne 135 ancora. Allora, intanto direi che Fabricate Claim ce lo facciamo. Allora, cosa ci ci serve? Gordion, che è in Galazia, quindi qua prima di arrivare in Galazia sono tutte dalla parte opposta alla nostra, quindi vabbè, facciamo un claim anche qua per la Mesia Brattene nel dubbio. E vediamo come si sviluppa la situazione. Stanno facendo un forte qua, no? Cosa stanno facendo? Un training camp. Allora, chiediamo un po'. Strobilios. Questa no, perché perché la capitale della... Allora, Auto Advance. Allora, che cosa possiamo chiedere? Allora, intanto qua era Clea Pontica e no, dov'è che gli abbiamo chiesto le robe su? Non sto capendo niente allora.
Threaten War, quello mi sta dicendo Tion, qual è Tion? Dov'è? Dov'è Tion che sto cliccando? Ah, ok, su tutte quelle zone lassù. Ma perché mi ha fatto fare il claim su quella roba lassù che non me ne frega niente? Non è vero che è vicino Gordion, in realtà. Però... Allora, qual è la più vicina? Kieros? Kieros me la darebbe? Sì. Ok. Ma perché poi non possiamo farci un claim né niente? Abbiamo bisogno di un nuovo governatore per questa zona qua. Così, sulla soletta. Ah, questo è molto buono, mi piace. Avevo una tregua. Fino al 650. Per 10 anni avrebbe anche chiesto un territorio. Ci sta. Però, questa è in Bitinia Superior. E Gordion è anche in Bitinia Superior, non in Galazia. Quindi vuol dire che dobbiamo riuscire a prendere anche, appunto, un po' di altre province, tipo queste tre, in modo da arrivare là sotto. Qua invece riusciamo a fare un threaten war su... Splendide queste Olimpiadi, sono state fantastiche. Stratto e Caia Lidia? No. Loro non ci darebbero niente, no. Oddio, cosa succede? Ha fatto una statua bruttissima. Perde 20 di realtà. No. Perde 2 di oratoria. No, vabbè, prendiamo 10 pure, tanto abbiamo appena guadagnato. Integration speed! Sì! Ma fantastico, questa roba è splendida! Chi è morto uno? È morto uno, ci spiace. Allora, mettiamo questo e vediamo un po'. Possiamo chiamare un omen di aggressive expansion change? Sì. Questo non importa, qualche nuova invenzione, abbiamo visto che Orator Advance. All triumph, assessing net cost, tribute income. Non ce ne può fregare di meno. Mettiamo questo, siege engineers, va? Vada, siege engineers più 2. Ma quindi vuol dire che questo fa più in fretta? 681, solo in 40 anni, sono già tipo 80 anni. Vabbè, capita, è la vita d'altronde. Andiamo qua a mandarle a riparare intanto che siamo qua in giro a sistemare cose e vediamo un po' la nostra popolarità come sta. Non tantissimo, a 16 anni, ma ancora non. Adesso dovrebbe essere adulta, ma perché non. No, ma. Vorrei... Beh, perché ci sono due arranged marriage diverse? Ecco, vorrei che abbia dei figli adesso in modo che non abbiamo poi dei problemi più tardi. Vabbè, a parte che adesso ho 16 anni, quindi non è urgente che faccia subito dei figli, però... Comunque, prima o poi sarà anche una cosa da pensare. No, i Gastrani li dovevo sistemare. Porca miseria, invece l'ho dato a... A un metallide. Mi spiace, mi spiace.
Non c'è nessuna trireme stupida in giro. Oh, dove sono le nostre? Ah! È morto uno. Di nuovo, Garastranidi. Vediamo se c'è qualche Garastranido buono. Sì, ha solo 3 di finezza sto qua. Ma che vuol dire che devo mettere lui? Lui è buono in cioè discreto in oratoria e in guerra, però. Cioè, 3 è davvero scarso. Qua ne mettiamo un altro. Ne mettiamo un altro. Mettiamo quest'uomo qua. Per i Garastranid prenderei una di queste navi che non ha la lealtà, magari. No, non voglio. A create new unit. Prendiamo queste trireme qua. Vai. E ci mettiamo il nostro Garastranid. Queste altre le mandiamo qua sopra, tipo all'isola di Lemno. Ok. Perché sono ancora scorne? Gli ho dato una intera nave qua. Cioè, scusami, vuoi dirmi che ci sono dei Gerastranidi e dei Garastranidi? Scusa? È un bug o è davvero così? Ge e Ga, oddio! Che trip! L'ho detto. No! Cosa ho fatto? Cosa ho appena fatto? Ah no, ok, era giusto. Seleziona questo. Ga, ga, ga. No, Ge, capisco che ce n'è fare con Ge, ma qua vuole ga. Ga. Che fa pure più schifo ancora, va bene, dai. Allora, qua i soldi aumentano tranquillamente. Più 19, ma non è che aumentino tantissimo, però. Più che altro, una cosa importante che vorrei cercare di chiarire è la situazione qua con queste nostre. Possiamo colonizzare. Buono, ma da dove? Solo da Carax? Vabbè. Adesso posso muovere da Dissapon, però la cultura e la religione non sono macedoni. Solito problema, per cui facciamo che. Allora, convertiamo tutta sta gente e. Assimiliamo questa gente. Va bene. Adesso dovrebbe andargli bene, eh? Sì. Prendiamo questo. Ok. E adesso anche lui sta bene. Allora, vediamo un attimo invece qua. Hai qualcuno? Astroconda. Va bene. Qua invece non abbiamo più abbastanza gente. Vabbè, va bene, pian pianino. Riusciamo a sistemarci questa zona colonialmente parlando. Allora, qua com'è che sono messi? Hanno 209 città, che sono molto meno delle nostre. Ma mi sa che oltre a noi di Great Power c'è solo la Maurya. Che ha 887 città, ce ne ha, non dico il doppio delle nostre, ma quasi. Vediamo se possiamo di nuovo minacciare di guerra Lemmia qua, la Blemmia. Threaten war. Elephas Magrum è.
Zadokite, vuole un qualcosa. Ah, guarda, c'è il First Nauticon che manca di comandante. Ma il First Nauticon è quello principale. Come stai messo tu? No, è messo bene. Vadi. Ok, adesso sei un ammiraglio, deve essere tutto contento e felice. Più che altro non capisco perché qua mi sta precipitando il supporto. Ma perché non vogliono lei? La gente non ha lealtà su di lei. E io ti chiedo questo. Facciamo di nuovo il giro di supportate mia figlia, vi prego, una cara ragazza. La Frigia ci ha regalato 500 così. Ma perché non me li faceva più vedere? Boh. Dai, un po' di gente che passi dal mio lato, per piacere. Ma è tutta gente che ci regala dei soldi. Speso praticamente tutto il mondo e sono sempre solo 18 che la supportano. Ma perché? Perché? Primary hair traction. Lo faccio salire ancora una volta. Facciamo salire ancora una volta. Military access, va bene. Non so con chi sono in guerra, ma... Cosa? Questo è Cipro? Oh, santi numi. Perché prendono così tanto attrito i miei? Ah no, perché ci stanno passando quegli altri di Taulantia. Va bene. Non so cosa ce ne facciamo di quel tizio, però. Scusa? Ah, questo è il nostro vassallo, sì, vero? Mi sa, sì. Sì. Devo dire che... Oh, Cipro adesso sarà un... Fortress has been built, ok, sì, qua è tutto imploso tipo nel mentre, va bene. Così abbiamo un buon controllo, sì. Sì. No, non perdiamo troppi soldi. No, io ho più 25, figuriamoci, siamo messi benissimo. È finita la guerra civile dei Seleucidi. Ok. Questi invece non accettano un threatened war. Perché dico che siano troppo scarsi. Ah no, 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 adesso me l'accettano. Strato Nikkei e Lidia. Ti piace? Grazie. Ma bravissimi, così no, possiamo anche farlo senza colpo ferire. No, prendono attrito comunque. Datela dietro, dai. Ma qua invece abbiamo un forte... grazie. Sì, c'è questo, che vabbè, non è... proprio l'arco... Ah, non abbiamo un che là. Allora sì, siamo abbastanza tranquilli, dai.
Ma buono, probabilmente riusciamo ad arrivare a Sardi e a Gordione ugualmente, senza bisogno di di farci particolari problemi. Più che altro qua è scomodo che siamo di nuovo staccati da una nostra parte che è già staccata di suo. Ricongiungersi non sarebbe male, ma è una cosa proprio a lungo, lungo termine. Prima di concludere il video, quante ce ne mancano da prendere? Ancora tante ce ne mancano. Due sono quelle là, e poi ci mancano tutte quelle a est. Ci mancano anche Arcaio. No, questa è Sofene. No, non è illuminata. Ho bisogno di 2, 4, 5, 6, 7, 8. Qua è davvero Mauria piena. Non sarà mica facile, non sarà mica facile. Sono in guerra con la Mauria? Oh santi nomi, mi sa che qua avranno la peggio di brutto. Sì, stanno perdendo alla grande. Mauria ha 326 coorti. Quanti ne abbiamo noi? È 324, ne abbiamo comunque di più che non loro. Come sta la mia come pretendente? Sta continuando a calare la legittimità. Perché c'è troppo supporto per i. Il pretendente. Va un po' meglio? No, perché siamo comunque sempre a 28,57. Quando è che muore? Quando è che muori? Non hai neanche intenzione di morire? A 35,50, dai, è già un pochettino meglio. Spendiamo ancora quello che si riesce. Vai. Vai. Non abbiamo più soldi. E nulla, direi che concludiamo anche questo video qua. Sempre con problemi di legittimità che in passato non avevamo così forti, forse perché i figli erano già cresciuti quando è capitato. Comunque, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi sempre cosa aveste già fatto. Ciao a tutti e una buona giornata a voi.